Ma bella a tutti ragazzi, qui è Timo, siamo in un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi vi porto un aggiornamento che interesserà sicuramente a molti di voi, perché infatti l'EA ci ha finalmente detto che il suo compleanno, cioè l'ottavo compleanno di FUT, ci sarà. E ci ha detto anche la data, cioè il 31, dovrebbe essere il venerdì se non sbaglio. Quindi il 31 ufficialmente si inizierà a festeggiare il compleanno di FUT. Quindi, per chi non avesse venduto gli overall 84, sì, deve essere contento. Perché ipoteticamente la storia vale ancora come prima. Cioè, prendiamo l'84 e speriamo che facciano uscire quelle sfide del cazzo solite. Altra cosa molto importante, ho acquistato anche qualche over 84 if. Perché magari potrebbero chiedere appunto overall abbastanza alti per questa sfida. Magari non fanno uscire neanche la sfida, per l'amor di Dio, eh. Altra cosa importantissima da dirvi. Cioè, 2 giorni fa, quando si pensava che dovesse uscire la sfida, i prezzi si sono alzati. Asenjo, non so come si chiama, Asenjo, è salito a 2007, Ramsey è salito quasi a 3000. Io, vabbè, gli if non ve li sto neanche a dire. Poi c'era anche Jaka, se non sbaglio, un Jaka che era salito anche lui. Quindi, ipoteticamente, col fatto che adesso dovrebbe uscire, anzi è sicuro che uscirà venerdì qualcosa, non si sa se SBC o solo pacchetti regalo, pacchetti speciali, però potrebbero risalire i prezzi. Quindi consigli sono due: se vi piace il rischio, tenete gli 84 finché non sarà venerdì, quindi potrebbe uscire la sfida e potrebbero alzarsi ancora di più i prezzi degli 84. Rischiare di meno e puntare su guadagnare semplicemente, perché per esempio io Asenjo l'ho preso a 2000, Ramsey preso a 2100, tutti a questo prezzo, 2000-2100. Ipoteticamente con l'avvicinarsi di venerdì dovrebbero risalire i prezzi, quindi del tipo da 2000 ad almeno 2007, perché il mercato si prepara all'eventualità che escano le sfide. Quindi coloro che fissano il mercato iniziano già a mettere le basi di un prezzo che continua a salire. Quindi magari potreste trovare Asenjo a 2007, Ramsey a 3000, veramente. Quindi in quel caso vi consiglio di vendere se non vi piace rischiare. Io rischierò molto probabilmente, arriverò all'ultimo giorno qua. Qua fanculo, non mi interessa. Arriverò sicuramente a venerdì sperando che escano queste sfide, perché effettivamente io ho 33 oggetti, magari arriverò anche 40, non lo so, perché comunque devo fare ancora le previsioni, no. Tengo questi 33, 84 tutti acquistati a 2000, 2100, Glicca 1009, ve lo consiglio. Anzi, vi do anche subito qualche consiglio su chi acquistare. Asenjo è quello che costa di meno insieme a Glick e Rui Patricio. Poi c'è anche Aduriz che non costa tanto. Ramsey si è alzato un pochino a causa della sfida di Kane, se non sbaglio. Adesso vediamo quanto è salito. Siamo a 2003 comunque. Il prezzo non è salito eccessivamente. Quindi se volete investire ancora potreste, anzi io vi consiglio forse di investire. Ho qualche if tipo Lang, anzi se non sbaglio sono dei Lang, Jorgensen appunto che ve l'ho detto, ne ho acquistati un po', esatto, e Wiedwald. Io spero proprio che escano quelle sfide tipo quella dell'if, garantito. Quindi ragazzi, vi invito a scrivere qua sotto se investirete o se avete già investito, se avete già guadagnato qualcosa settimana scorsa vendendo i giocatori. Mi raccomando di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Da Timo sei tutto. Bella!